grosso. Così. Riccardo Lenzi, dica. Uno dei promotori di questa iniziativa, cosa ci racconti? Da come è nata? È nata perché con alcuni amici ci eravamo dilettati a riscoprire alcuni vecchi discorsi e interventi di Francesco Zanardi, il sindaco, cosiddetto sindaco del pane di Bologna, socialista, che nel primi del Novecento aveva, come dire, messo in pratica a livello amministrativo quello che era uno slogan dei socialisti, ovvero pane e alfabeto, ovvero dare a tutti, come dire, un sostegno concreto nella vita quotidiana simboleggiato dal pane, specialmente insomma in tempi in cui non c'era il benessere cosiddetto che c'è oggi, e allo stesso tempo alfabeto, nel senso dare a tutti l'istruzione, la cultura, eccetera. Pensiamo che questo sia uno spirito che caratterizza la città di Bologna e che negli ultimi anni, diciamo così, è andato si è un po' assopito e andrebbe risvegliato. Questa iniziativa è nata appunto per mostrare, come dire, questo aspetto, questa faccia di Bologna che a volte rimane un po' sotto traccia e che invece è fatta di solidarietà, è fatta di comunione laica tra persone, tra cittadini, e che in qualche modo va a riscoprire l'autentica origine della parola compagno, che al di là degli aspetti politici significa cumpanis, l'etimologia significa appunto condividere il vitto, condividere il cibo, e in questo senso ci piace interpretarlo, come dicevo, come una comunione laica. E questo è il senso per cui abbiamo, in collaborazione con l'associazione Panificatori, deciso di vendere il pane, che è un simbolo per molti anche sacro, ma che ha un suo significato per tutti i cittadini, e accanto a questo simbolo, a questo pane, anche distribuire copie di libri della Costituzione italiana e raccogliere per questi tutti inutili da parte dei cittadini che vorranno farlo e oggetti e cose che possono essere utili per la vita quotidiana di queste persone, spesso dimenticate, ma che fino alla prova contraria sono nostri concittadini, residenti alla Dozza, diciamo, e che, come dire, penso che possa essere un bel gesto portargli, che ne so, da uno spazzolino da denti a cose concrete che possono essere utili nella loro vita quotidiana da reclusi nel carcere della Dozza. Penso che siano cose molto più utili e significative che per esempio l'indulto, per citare una delle tante cose successe negli ultimi anni, che non hanno certo contribuito a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma che anzi oggi purtroppo ci troviamo in una situazione ancora peggiore di quando quel provvedimento nel luglio 2006 venne adottato. Quindi crediamo che invece ci sia bisogno di una solidarietà quotidiana e non di provvedimenti una tantum calato dall'alto, che spesso rispondono più ad altri tipi di esigenze che non hanno una reale, sincera volontà di migliorare le condizioni di queste persone. Nasce da? Nasce da volontà di andare un po' in aiuto alle attività che si svolgono all'interno del carcere, soprattutto per la parte di diffusione della cultura e per la possibilità di stabilire un po' un ponte fra il carcere e la città. Anche per il fatto che, come è noto, il governo non assicura, diciamo, le risorse necessarie affinché le autorità penitenziarie possano svolgere interamente, diciamo, quelle attività anche previste dalla Costituzione, che sono quelle di provare a lavorare sul recupero, diciamo, di coloro che hanno sbagliato, e dunque dando gli strumenti perché questo possa effettivamente avvenire. In questo senso, diciamo, l'iniziativa è volta proprio a, diciamo, nell'ambito della Costituzione, a dare una mano a tutte le forze, alle associazioni, anche alle singole persone che vogliono costruire questo ponte fra il carcere e la città. Ecco, questo è un po' il senso dell'iniziativa. Il pane serve per tenere il rapporto fra, era l'antica parola d'ordine, il pane e le rose, no? Cioè quello che è necessario e quello che era considerato superfluo, no? Ecco,
qui il pane è collegato giustamente all'alfabeto, cioè alla possibilità di diffondere la cultura, di diffondere il sapere, di fornire gli strumenti, diciamo, alla società più svantaggiata per essere di nuovo parte integrante di questa nostra città. Sì, io praticamente ho portato dei libri, c'è stato uno scambio, io ho portato un pacco di libri col carrello perché so che in carcere sono anni che cercavo di portare dei libri in carcere, ma non c'è la via proprio, spero che loro ci riescano, libri vari, romanzi eccetera, e loro mi hanno dato il libricino della Costituzione. Diciamo che questo è il tramite tra l'interno e l'esterno del carcere e della società. In poi la Costituzione oggi mi pare è del costituente del 1948, è molto attuale nonostante tutti ormai vogliono cambiarla. E io direi che addirittura se abbiamo una buona Costituzione conviene tenerla ancora per un po', che ci fa pro, come si dice. E quindi io mando un augurio a tutti i carcerati che escono presto, magari cercando di fare meglio e di attuare anche loro i principi fondamentali della Costituzione, che alcuni vogliono cambiare anche nella prima parte. Cioè praticamente vogliono abolire questa Costituzione che è stata giudicata dal nostro Presidente del Consiglio un residuo sovietico, una cazzata del genere, insomma. Per cui diciamo che se bisogna essere qualche volta conservatori, direi che bisogna conservare la nostra Costituzione adesso, in questo periodo storico, almeno così com'è. Io non vorrei dialogare con qualcuno per modificare la Costituzione. Grazie. Grazie a voi. Io sono... la mia partecipazione è attiva perché è bella la cosa, nel senso che è tutt'altro che formale, per cui credo che tutte le cose che si pongono e si mettono in condizione di cercare di risolvere i problemi che ci sono vanno bene, questo in maniera particolare. D'altronde, certo, oltretutto ho fatto anche concerti, se si possono chiamare concerti, alla Dozza e altre carceri, conosco anche bene, insomma, la situazione, il disagio, che è gente che ha sbagliato, bisogna poi dimostrare che c'è anche gente che non ha sbagliato dentro, però la condizione minima di vivibilità sembra che sia un'altra cosa da quella che c'è adesso, per cui se si può fare qualcosa lo facciamo. Grazie. Ci vediamo, ciao. Prosciutto mi devo mangiare. Quello ci pensi tu sempre, volta, sempre. Gran promesso. Sindaco, guarda, uno sindaco, uno no. Uno sindaco, uno no. Grazie, grazie. Ho capito, okay. Che roba. Sì, la Costituzione più piccola. No, ma volevo il resto. Il comune di Bologna, quindi sempre prima linea per il sociale e la solidarietà? Sì, è una bella iniziativa in Piazza Maggiore. Ovviamente bisogna dare il segno di essere vicini a queste iniziative di solidarietà. Bologna ne ha tante, è molto bella. Quindi questo sì, c'è la mia presenza. Una bella iniziativa, Piazza Maggiore, di fianco al comune, quindi un altro esempio di solidarietà di cui Bologna è così ricca. Potevo esserci, ci sono molto volentieri, vedo che è anche molto partecipato, quindi avanti con questo tipo di esempio. Ad un'iniziativa presa da diverse persone, tra cui il centro diritti della CGIL, Morgantini, Fontanella e altri, tra cui ci sono anch'io, per solidarizzare con le persone che si trovano in questo momento in carcere. Costituzione e pane sono due simboli, uno della condivisione attraverso del pane, di cui tutta la comunità si preoccupa da tutti e non ci sia un accanimento verso chi si trova oggi privo della propria libertà. Pensiamo che i diritti umani si devono essere rispettati in tutti i luoghi e purtroppo l'Italia in questi ultimi tempi ha avuto anche denuncia alla Corte Europea per la situazione in cui si trovano tante persone prive della libertà. E in questo senso noi come cittadini di Bologna stiamo a solidarizzare con loro nel rispetto proprio dei valori costituzionali. Qui siamo, we're the Snap Up Band di Bologna.
diretto da Michael Bruscia e io sono la cantante, mi chiamo Joanne Maloney. Sono Judy Rossero, collaboro da una mano come volontaria per queste iniziative, soprattutto sul sociale, sulle cose che magari c'è bisogno di far vedere o che magari le persone devono riflettere un attimino delle persone che hanno bisogno di una mano. Molte volte si pensa che i carcerati sono persone comunque che hanno fatto dei reati, persone cattive che non meritano un po' di umanità. Quindi un'iniziativa di questo genere, di pensare alle cose basiche, cose proprio che una persona di cui ha bisogno, come il sapone, il dentifricio, un quaderno per scrivere, per noi abbiamo considerato che sia importante fare un'iniziativa del genere, soprattutto pensando a persone di cui nessuno ci pensa più, perché sono considerate magari dei delinquenti che non hanno bisogno di nulla. Quindi questa è una iniziativa magari per far riflettere che anche loro sono, magari non hanno avuto la possibilità di crescere in un ambiente o comunque come tanti di noi che abbiamo avuto la fortuna di crescere in famiglie che ci hanno dato dei principi, dei valori, comunque di un vivere un po' civile, ma non ci mettiamo a pensare che ci sono persone che magari questa fortuna non l'hanno avuta e che quindi hanno dovuto delinquere per vivere o per comunque hanno dei problemi che nessuno se ne rende conto. Quindi questa iniziativa, più che prendere o raccogliere un po' di fondi per queste persone che hanno bisogno di queste cose, è un modo anche di chiamare alle persone a riflettere su queste cose, a iniziare a pensare anche negli altri che magari hanno più bisogno di noi. E quindi dare questo pane, dare la Costituzione anche come segno, no? di una società più civile, per vivere, che ci sono delle regole, comunque è un contrasto per fare pensare che c'è bisogno di queste idee, di queste iniziative per poter vivere meglio. Dovremmo toccare con mano, sì, dici tu. Sì, soprattutto perché più che altro in questo momento dove la tolleranza, dove proprio l'accettarsi l'uno all'altro veramente è difficile e lo si vede con i problemi sull'immigrazione, con i problemi per esempio del senza tetto, delle persone che comunque adesso hanno più difficoltà per tutta la crisi, perché è tutto un circolo vizioso dove ci conduce proprio a dimenticarci dell'altro e a essere un po' egoisti. Quindi questo vuol dire dare un segno che bisogna di non smettere di pensare l'uno verso l'altro, perché comunque la società siamo noi, la facciamo noi insieme. Ho saputo che forse ci sarà uno sciopero dei migranti a marzo, ne sai qualcosa? Sì, allora più o meno sì, ho letto qualcosa, perché comunque il problema va oltre a fare un semplice sciopero, è più che altro dare un segnale che adesso bisogna proprio un po' l'integrazione, nel senso che in questa crisi economica è vero che la sentiamo tutti, italiani e stranieri, però in modo particolare gli stranieri, perché nessuno molte volte si dimentica che c'è un collegamento tra il contratto di soggiorno e il permesso di soggiorno, e quindi perdere il posto di lavoro per uno straniero è perdere il diritto a rimanere nel territorio italiano. E quindi questa, dove vengono licenziati tanti lavoratori stranieri solo per essere stranieri o perché magari conviene prolungare il contratto di soggiorno a un'altra persona italiana o a un altro straniero, però quelli che perdono il posto di lavoro perdono anche la possibilità di poter continuare a vivere in questo paese, soprattutto avendo la famiglia qua. Quindi non è soltanto un problema per lo straniero che perde il posto di lavoro, è un problema anche della famiglia, dei figli che magari sono nati, cresciuti qua in Italia, e quindi il non vedere, il non aiutare con questo, ovviamente con questa legge che noi abbiamo, del collegamento che c'è dal contratto di lavoro al permesso di soggiorno,
e sta facendo sì che gli stranieri si sentano un po' attaccati, e far vedere con questo sciopero che l'Italia ha bisogno degli stranieri, ha bisogno della manodopera straniera, perché ovviamente loro lavorano in fabbrica, fanno i lavori più pesanti che magari un italiano non lo vuole fare. Non è proprio fare attenzione che questa lotta tra i poveri, perché molte volte si pensa che lo straniero è quello che prende il lavoro dell'italiano, e di smetterla, perché l'Italia ha bisogno sia dell'italiano che dello straniero. Se si fa una politica di integrazione, degli aiuti, dei sostegni, soprattutto in questo momento di crisi dove la maggior parte delle persone stanno perdendo dei posti di lavoro, io penso che si potrà andare avanti senza togliere niente a nessuno, perché purtroppo gli stranieri adesso si sentono veramente attaccati, perché ovviamente dopo aver perso il lavoro hanno la possibilità di fare un rinnovo di permesso in attesa di occupazione. Abbiamo delle leggi razziali in Italia, ecco, di conseguenza però lo sappiamo tutti, purtroppo. Ci sono dei limiti abbastanza gravi e che nessuno dice niente, nessun partito fa un allarme su questa cosa, sulla possibilità che a molti che hanno lavorato 10 anni qua in Italia, hanno cresciuto i figli, hanno contribuito con le tasse, hanno pagato tutto quello che una persona deve pagare qua in Italia, è stato regolare tutto, solo per aver perso il lavoro, per crisi aziendale, per riduzione di personale, si vede costretto a magari a ricevere un foglio di via perché il suo permesso di soggiorno non sarà più rinnovato perché non ha un posto di lavoro. Quindi questa ingiustizia ovviamente gli stranieri la sentono più. È una bella scommessa comunque riuscire a portare in piazza tutti gli stranieri in Italia. Questo sì, però penso che almeno che si senta un po' la voce di questi problemi, che nessuno lo sa, perché io posso scommettere che se parlo con un italiano non sa che questa persona che ha perso il posto di lavoro ha un permesso che le vale soltanto 6 mesi e che poi deve andare via perché le arriva un foglio di via se non presenta un contratto. Dammi con precaria, sui te c'è la giara, lo